Siano lodati Gesù e Maria. Nel Vangelo abbiamo ascoltato un grande atto di misericordia, molto grande, fatto dal Signore. Se ricordate, il Vangelo che abbiamo proclamato ieri era la compassione che Gesù aveva avuto di queste folle, appunto, che veniva come pecore senza pastore. E allora manda i suoi apostoli, che è la prima forma di collaborazione con la sua missione personale, a restituire quello che avevano ricevuto e fondamentalmente a predicare l'avvento del Regno dei Cieli che è arrivato con Gesù e ad operare guarigioni, miracoli ed esorcismi nel nome del Signore. Voi sapete che insegnare agli ignoranti, così come consolare gli afflitti, è un'opera di misericordia spirituale molto importante, perché oltre alle opere di misericordia corporale ci sono le opere di misericordia spirituali. Se è vero che dobbiamo avere certamente attenzione anche alla necessità di fratello corpo fino a quando siamo in questa valle di lacrime, però sono più importanti la necessità di sorella anima, e chiaramente la sollecitudine di Gesù va anzitutto verso questi bisogni più profondi dell'uomo. Certo, ricevere un apostolo che è una delle più grandi misericordie del Signore, per cui noi dobbiamo metterci in ginocchio e ringraziare Dio fino a quando ci sarà qualcuno che ci parla al suo nome. Lo dico anche non per tirare acqua, una parrocchia deve ringraziare Dio fino a quando ci sarà un parroco, perché ci sono molte parrocchie che oggi purtroppo sono rette da un sacerdote che si chiama Don Nessuno, quindi sono rimaste in queste circostanze, capito? Quindi non certamente per la cattiva volontà di qualcuno, ma perché ci sono delle difficoltà oggettive. Per cui dobbiamo certamente essere molto grati al Signore fino a quando ci manderà operare nella sua messe, ma essere consapevoli che c'è anche una responsabilità nell'accoglienza di coloro che ci parlano nel suo nome, perché accogliere significa la salvezza, rifiutarli significa andare in mezzo a un mare di guai, come dice Gesù, Sodoma e Gomorra. Nel giorno del giudizio avranno una sorte meno grave di chi ha rifiutato gli apostoli che io gli ho inviato. Ora, questa misericordia di Gesù è mirabilmente sintetizzata dalla profezia molto bella, commovente, che abbiamo ascoltato nel profeta Osea e che descrive il cuore stesso di Dio, no? Rievoca i momenti, diciamo, di nascita del popolo di Israele, quindi quando Dio stesso, sapete che si è formato nell'Antico Testamento questo popolo prendendosi personalmente cura, così come si è formato lui stesso il popolo della nuova alleanza, che è in continuità con quello dell'Antico, che siamo noi, la Chiesa, e mosso da cosa? Mosso da questi bellissimi sentimenti, cioè ero come per loro come chi solleva un bimbo alla sua pancia, questo gesto bellissimo, tenerissimo. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Compassione, sapete che è il termine etimologico, misericordia significa fondamentalmente compassione delle miserie del prossimo, questo è. E questo è proprio uno dei tratti essenziali del Dio in cui crediamo, che è sempre mosso anzitutto, ecco, da questa misericordia sollecita nei confronti di chi è come noi in stato di molte miserie, appunto del corpo e dell'anima, che il nostro Signore cerca in tutti i modi di sovvenire, mosso dall'amore. Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ecco, la vita cristiana è innanzitutto farsi attenti all'amore e alla misericordia che Dio ha verso di noi, perché senza questa profonda coscienza, guardate, c'è una scala a cui dobbiamo fare attenzione. Se io non conosco l'amore di Dio e la sua misericordia, non amo Dio. Se non amo Dio, non amo me stesso e non ho misericordia verso me stesso. La misericordia verso me stessi non è quella facinoreria che dice che non faccio niente di male, quindi non ne ho bisogno di misericordia, ma è la consapevolezza delle nostre miserie nei confronti delle quali però abbiamo un atteggiamento non sprezzante, non distruttivo, non depressivo, ecco, ma accogliente. Se ci sono, ma il Signore mi aiuterà piano piano a crescere e a correggere, e poi avere amore e misericordia verso gli altri. Tutto però parte, lo vediamo sempre, dalla conoscenza dell'amore di Dio.
San Giovanni scrive nelle sue lettere: noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Quindi vuol dire che i primi due comandamenti della carità, ricordate il catechismo, il precetto della carità, erano amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, e il prossimo come te stesso. Non li puoi mettere in pratica se tu non hai conosciuto personalmente l'amore di Dio. Ecco, tra poco, sapete, dopo la Santa Messa vedremo l'ora santa, i momenti in cui stiamo dinanzi a Gesù Eucaristia sono i momenti clou, ecco, è uno dei luoghi, degli spazi privilegiati in cui conoscere e fare, ovviamente spirituale, non sensibile, esperienza dell'amore che Gesù ha avuto per noi, che è una delle forme privilegiate, insomma, in cui ce lo mostra e ce lo dimostra, è rimanere notte e giorno, 24 ore su 24 nell'Eucaristia, perché per noi Gesù nell'Eucaristia prega per noi, opera per noi, attende noi, ama noi. Ecco, sapete che molte volte Gesù passa ore, 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 giorni, settimane, mesi nei tabernacoli, completamente abbandonato, quindi senza che nessuno vada a prendere l'amore che lui ha nei nostri confronti. E se noi non prendiamo l'amore suo, non conosciamo l'amore, non lo viviamo in nessuna dimensione. E una vita senza amore è molto lontana da quella che è la vita divina ed è molto vicina da quella che è la vita non divina, per non dire vita altra. Chiediamo a Maria Santissima, che ha vissuto tutta la vita terrena attaccata a questa fonte inesauribile dell'amore divino, che ci aiuti a riconoscerlo, ad accoglierlo, anzitutto, a sentircene profondamente bisognosi, ecco, e a conoscere questo volto più profondo e autentico di Dio, che appunto la sua tenera bontà, simile a quella materna, misericordiosa, ecco, e piena di ogni sollecitudine e tenerezza nei confronti dei suoi figli. Siamo dati Gesù.